Buonasera ragazzi, siamo qui nell'headquarter di Mark Bass e questa è la settima puntata del Mark Bass Club e oggi ho un ospite veramente particolare che è Pierluigi Mingotti. Pierluigi, devo dire che è un amico prima di tutto perché noi ci conosciamo da tantissimo tempo e magari raccontiamo anche come ci siamo conosciuti. Pierluigi è una di quelle persone che io ho sempre ascoltato sin da quando ho iniziato a fare gli amplificatori, quando tutti mi dicevano come fare e dovevano suonare. Oggi devo dire che molti mi chiedono alcuni consigli, ma Pierluigi è uno di quelli che sta nella cerca delle persone che veramente, secondo me, conosce veramente questo mondo, conosce cosa vuole uno strumento, cosa vuole da l'amplificatore e soprattutto la sua esperienza, della quale adesso ci parlerei anche, è veramente tanta a tutti i livelli. E quindi sono veramente felice di fare questa puntata, di farvi conoscere, di avere con me un personaggio importante come lui. Beh, grazie per il personaggio importante. Beh, posso chiamarti il risolutore, cioè tu hai risolto i problemi di la maggior parte dei bassisti del mondo, quindi Mark Bass è una sicurezza. Eh sì, in effetti ci conosciamo da tanto tempo. Ci conosciamo da Parse. Da Parse, che forse potresti raccontare la prima volta che ci siamo visti, che è stato molto divertente. Sì, che la prima volta che per lui noi ci siamo conosciuti tramite Ione, se non sbaglio, un negoziante un negoziante che aveva creduto in me dall'inizio, e lui veniva a suonare a Pescara e mi ricordo avevi un altro marchio che per correttezza non dico, che però mi diceva: mi fai provare l'amplificatore. Io ricordo che avevo dei problemi in casa in quanto un ragazzo che abitava sotto di me era, diciamo, strano, aveva dato fuoco a diverse cose in casa, avevo mio figlio che era piccolo, per non lasciare mia moglie e mio figlio da soli a casa con questo ragazzo sotto di noi, appunto nell'appartamento sottostante, gli chiesi di venire con noi, con me, ad una serata, e lui naturalmente era tutto contento. Arrivati alla serata, ho conosciuto Pier, ho dato l'amplificatore, hanno cominciato a suonare, dopodiché questo ragazzo, il rock era abbastanza duro, non mi ricordo che facevi in quel momento, mi ricordo che era un rock duro, questo ragazzo mi disse: e poi dicono che è l'unico matto, che il matto sono io, perché era, mi ricordo che quella sera era veramente particolare, e da là è cominciato tutto. Sì, io ricordo anche un'altra cosa di quella serata, che mi portasti l'amplificatore e io dissi: dai, lo uso per il soundcheck, e poi ti dico, alla fine del soundcheck ti ho detto: lo uso in serata, e tu mi hai detto: ah, va bene. Alla fine della serata ti ho detto: ok, te lo compro, e tu mi hai detto: ho solo questo. Sì. E quindi io volevo quell'amplificatore in ogni modo, che era il primo Parsec. Il primo Parsec, sì, da là poi piano piano ho iniziato a fare diversi modelli, siamo rimasti sempre in contatto, allora stiamo parlando di tanti tanti anni fa. È uno di quei bassisti che ha sempre suonato, io ricordo ogni volta: che fai, Pier? Fortunatamente sto suonando, però oggi la tua carriera è veramente andata in un certo modo, quindi anzi puoi dire qualche nome, dal Volo a Cuccini a tanti altri, alla Bertè, ormai sei sempre in giro. Diciamo che un po' la fortuna mi ha aiutato, ma forse io ho sempre suonato per la musica, per l'artista e per la canzone, e questo mi ha dato una mano nel lavoro, perché ero al servizio della musica. E quindi questo mi ha aiutato. Poi sì, sono stati vari nomi famosi, sono onoratissimo e fortunatissimo di aver suonato con queste persone, perché tutte mi hanno lasciato un segno, mi hanno lasciato un marchio che ha formato la mia personalità di musicista e molte volte anche di persona, perché vivere per un periodo con un artista ti fa capire le esigenze di questa persona, di questo artista, di questo cantante, e ne fai un bagaglio culturale che ti serve quando poi farai altri lavori. Quindi sì, questi nomi mi hanno insegnato molto. E poi, poi insegni anche in conservatorio, quindi sicuramente riesci a trasferire questa esperienza ai tuoi ragazzi, che so che ci tieni tanto, insomma. Beh, diciamo che in conservatorio sono un pochino più, passami il termine, arrogante, perché purtroppo la concorrenza adesso è tantissima, quindi ho l'esigenza di sentire da ogni mio allievo il numero uno. Cioè io devo diventare il numero uno, perché
Questo ti permette sicurezza quando vai sul palco, ma soprattutto la consapevolezza di quello che riesci a fare in quel momento. E questo ti permette di andare avanti con serenità nelle cose. Non c'è bisogno che tutti sappiamo tutto e facciamo tutto, però se riusciamo a specializzarci troveremo sempre una nicchia di mercato, una grande parte di mercato che ci vuole. Quindi il conservatorio mi ha completato molto, musicalmente tantissimo, perché fortunatamente sono capitati dei bassisti molto bravi nei miei corsi e quindi mi obbligano a studiare in continuazione. Cioè io il fine settimana o diciamo a metà settimana, correggendo quel po' che c'è da correggere, sono obbligato sempre a studiare delle cose nuove. Alcune cose le do io, alcune cose me le propongono loro e quindi rimango al passo coi tempi, perché queste persone hanno 30 anni in meno di me e questo è importante. E credo che un esempio di questa rimanere al passo dei tempi è il tuo applicatore. Grazie, infatti ne parlavamo. È vero che ormai sono tanti anni che collaboriamo, abbiamo sempre la voglia di fare qualcosa di nuovo e di proporre cose nuove anche nell'amplificazione. Comunque tu hai sempre insegnato, quando ricordo io. Sì, sì, a me diverte. Cioè io proprio ci tengo. Cioè nel senso, una cosa che penso che mi completi. E quindi sì, prima nelle scuole private, poi fortunatamente con i concorsi, con queste cose, sono riuscito a entrare in conservatorio. Ho anche sempre studiato, cioè nel senso che c'è qualche laurea me la son presa, ma perché mi andava di studiare? Magari non necessariamente lo strumento, no? Altre cose, sempre a livello musicale, e quindi proprio la didattica è una cosa che mi entusiasma. Sì, infatti ricordo sempre questo tuo percorso dell'insegnamento e del suonare, che hai sempre tenuto tutte e due le cose allo stesso livello. Con Piero abbiamo un amico in particolare che tu mi avevi fatto conoscere, Marco Tamburini. Sì, è vero. Che è una persona veramente speciale, che mi fa piacere ricordare, che ti ha dato tanto, hai dato tanto a lui, nello stesso tempo lui è veramente speciale nel mondo della musica. Adesso al di là degli amplificatori è una persona, sì, amico di tutti, il vero, sì, amico di tutti. Beh, io non suono jazz e mi è capitato di suonare con lui, e ogni viaggio in macchina, ogni fine serata gli facevo tante domande, no? Perché lui effettivamente era tanto più preparato di me, e a un certo punto mi ha detto: basta, vieni a studiare il conservatorio, così eviti di farmi le domande. E quindi io mi iscrissi a un soccorso in conservatorio, e il conservatorio di Rovigo, dove attualmente insegno, e diciamo che Marco è stato, diciamo, il fondatore, quello che ha portato in quel periodo la musica jazz nel conservatorio di Rovigo, e adesso il conservatorio di Rovigo è molto forte nel corso pop. Abbiamo degli ottimi insegnanti e anche degli ottimi allievi che si impegnano veramente tanto, cioè prendono la lettura, le trascrizioni in una maniera veramente come se fosse semplice, come non fosse un dovere, fosse una cosa che proprio fa parte di loro, e non è facile. Assolutamente. Poi Marco, ricordiamo che ha suonato con Jovanotti, soprattutto, non solo ha suonato ma arrangiava tutti i fiati lui. Sì, sì. Personaggio veramente particolare. Vabbè, Cremonini purtroppo, direi che ha anche lavorato. Sì, sì, con tantissime persone. Parlando un attimo dell'amplificazione degli strumenti, Piero è una di quelle persone alle quali faccio provare subito i miei prodotti, dagli strumenti, dagli amplificatori ai bassi, alle corde. E infatti a breve faremo un giro anche per i negozi, per un incontro, non per fare una solita clinic, ma per far capire come si usano alcuni strumenti, perché molti ne parlano, però come si usa veramente uno strumento, poi di fatto chi non ha esperienza nei club o sui grandi palchi oppure al chiuso, è sempre diverso avere sempre un buon suono, ci vuole sempre un'esperienza particolare e capire come usare lo strumento. Certo, sì. L'imparare a usare uno strumento è anche una questione di sperimentare. Puoi sperimentare però se il mezzo ti aiuta a sperimentare, perché se il mezzo è troppo connotato, in ogni modo non succede niente. Se il mezzo è puro, è, come si può dire, è lineare, hai veramente la possibilità di elaborare tanto. Questo secondo me è una caratteristica molto importante da avere per
creare il proprio suono, che è soprattutto nelle mani e nella testa delle persone, ma a volte, forse spesso, l'amplificatore ci aiuta a correggere quelle imperfezioni che ha la stanza o il palco o il posto dove suoniamo ha. Infatti dico sempre che, ricordi, ne parlavamo, dico sempre che un amplificatore buono riconosci dal fatto che non ti dà problemi, come quando un giocatore di tennis ha una divisa e gioca a tennis e la divisa non gli dà fastidio. Ricordo, lessi questo un libro, e quello vuol dire che la divisa è buona. In caso dell'amplificatore o nello strumento è la stessa cosa, se mentre suoni te lo dimentichi, in quel momento hai capito che l'amplificatore è giusto. Credo che la Mark Bass abbia un'altra dote alla quale ho sempre creduto, che in ogni modo è sempre udibile su un palco. In qualsiasi situazione ti trovi, grande, piccolo, scomodo, bar del mare, dove la barista ti apre il frigo di fianco, in ogni modo l'applicatore Mark Bass è riconoscibile e il suono si capisce sempre. Va bene, poi naturalmente lo pagheremo per questo. Però devo dire che con Pierluigi abbiamo avuto un'intesa da sempre, lui è uno di quelli che non suona con qualcosa che non gli piace, quindi prendo un piacere averti avuto qui nel Mark Club, Mark Bass Club, e vi saluto e salutiamo, per ci vedremo ad una prossima puntata, e grazie per di essere stato con me anche oggi. Grazie a te, la Mark Bass, per avermi invitato.